ancora ci sono i fil di ferro di bloccaggio delle viti, non ci sono segni di rottura, solo c'è del martellate e il feltro del guancialetto del collarino che fa la protezione per non far uscire l'olio, perché qui dentro c'è l'olio che lubrifica questo asse, che mi sembra anche tutto sommato abbastanza buono. Un treno molto speciale è tornato a percorrere i binari del vecchio tracciato storico della Sangritana, anche se il tragitto è stato breve. Protagonista è il locomotore a vapore, trasferito dall'officina storica della Sangritana a quella di Torre della Madonna, per essere sottoposto ad uno studio di fattibilità di restauro. In particolare, questo pezzo ha fatto servizio fino al 1970 tra Sondrio e Tirano sui piazzali dei depositi come mezzo di manovra, ma ha anche prestato servizio come treno in accoppiata con un'altra locomotiva sulla tratta Torino-Ceres. Tecnicamente è una locomotiva a vapore Saturo che consentiva di fare al massimo 20 km. Il direttore di TUA, Enrico Dolfi. È un pezzo, diciamo, della storia industriale italiana, ne sono state costruite 30.000, è una produzione tedesca. Pare che ad oggi ne esista soltanto una gemella in Valtellina, perché durante la Prima Guerra Mondiale, perché sono state costruite nel 1914, sono state quasi tutte distrutte. È un orgoglio per Lanciano, l'abbiamo acquistata tanti anni fa, l'abbiamo sempre tenuta ben riguardata ed oggi vogliamo metterci le mani per fare in modo e maniera che il discorso turistico lancianese riveda nuovi fasti anche con l'impiego di una locomotiva che poi nel progetto la nostra intenzione sarà assolutamente ecosostenibile, perché dovremo convertirla a metano. Perciò il carbone, il fumo che uscirà sarà un fumo artificiale nel pieno del rispetto dell'ambiente.